Andremo ad aggiungersi ad una bacheca già occupata dai tre campionati vinti con il Zibone e dai due storici titoli turchi con il Tofas Bursa di Re Pesa, ma anche di Rivers e Griffith nel 98 e nel 99. Adesso Coach ci prova con l'Italia, col campionato italiano, in una partita che ha sicuramente mille chiavi tattiche. Proviamo ad isolarne qualcuna. Per esempio, il controllo del ritmo. Presumibilmente Milano vuole andare piano, Bologna vuole correre un po' di più. Milano ha vinto ottenendo il punteggio molto basso con la Benetton. Attenzione agli extra possessi, sia al rimbalzo d'attacco sia ai secondi tiri, alle possibilità con il rimbalzo offensivo di cambiare la partita. Attenzione ai cambi di difesa, quelli di Lardo li conosciamo. Repeja considera McCallum un playmaker che fatica contro i cambi improvvisi di difesa, potrebbe aver messo questo tipo di novità per questa partita. Qual è il tuo primo punto più importante? Ritmo della partita, Fortitudo vuole correre, Milano non vuole correre, cioè più opposti di così, Jerry, non è possibile. Questi gli arbitri, la Monica Taurino e Chiari. Roberto Chiari debutta alla direzione di una finale scudetto vicino ai più esperti, la Monica e Taurino. I quintetti sono confermati, questa volta Yasmin Repeja non ha cambiato le carte in tavola come è avvenuto in gara 4 al Pallanautomatica delle semifinali. Basile Douglas, Mancinelli, Smodic e Bagaric per Bologna, Meccallo, Calabria, Gigena e James Singleton pronti a cominciare questa partita. Si comincia ma solo teoricamente dal 2-0 di della regular season, la vittoria comoda la sesta giornata di Bologna su questo campo. Milano era senza Joseph Blair, la vittoria meno comoda nella prima del Forum al girone di ritorno con Vujanic che decise la partita con una tripla e cercò di zittire il Forum. Miloš Vujanic al pari di Diego Fajardo, grande assente di questi playoff e di questa finale. Luigi La Monica alza la palla, è cominciata la finale per il titolo italiano 2004-2005. La prima palla se la gioca la Fortitudo con Gianluca Basile, Mancinelli seguito da Gigena, si va subito sotto da Smodic che può far valere maggiore peso con James Singleton, lo avvicina a canestro, Singleton lo cancella, Bagaric sulla palla vagante che entra ed esce, reattività di Ruben Douglas ma controlla Mario Gigena e fa subito una prima cosa piuttosto preziosa per la sua squadra. Anche Milano vuole andare sotto in post basso con Bagaric, sporca il possesso però di Joseph Blair e allora può correre la Fortitudo, Meccallo sporca il possesso di Bologna già dall'altra parte. 2 contro 1, prova subito la magata Meccallo, il rientro di Mancinelli porta non solo la palla persa ma anche al fallo di James Singleton. Well, grandissimo recupero a parte da Basile e poi Mancinelli ha salvato una schiacciata contropiede, grandissimo gesto atletico e di veramente impegno. Queste sono le finali, veramente queste sono cose che piacciono a tutti gli allenatori, veramente bello da vedere. Mani piuttosto fredde anche nella sola ricezione e possesso della palla in questi primi 45 secondi. Basile sotto ancora per Bagaric, gioco a due, Basile fino in fondo con il fallo. Gianluca Basile inaugura le finali scudetto. Well, grande passaggio di Bagaric con grande tecnica, guardando qui, lasciando la palla con grande sottilezza, veramente fatto bene e concluso molto bene da Basile. Fallo, tiro libero. Possibilità di un gioco di 3 punti per aprire il punteggio. Basile in lunetta e Bagaric subito molto coinvolto e cercato dai propri compagni. Molto importante il coinvolgimento di Dalibor Bagaric, non tanto per quanto riguarda i punti segnati ma per il suo lavoro di sponda nell'attacco della Fortitudo. 3-0 dopo il canestro anche dalla linea di Gianluca Basile, il palleggio di Meccallo come sempre sotto ritmo. Milano, Calabria sotto per Singleton contro Mattias Smodic, si libera Meccallo seguito da Ruben Douglas, si alza per la tripla che non va, il buon lavoro in taglia fuori di Bagaric consente un rimbalzo comodo a Mattias Smodic. Allora Basile, blocco di Bagaric, resta con lui Calabria, poi Basile prova a allontanarsi, tocca Gigena e allontana il pallone che trova le mani di Meccallo, prova ad accelerare adesso Meccallo, 1 contro 3, ma è un po' la sua specialità. L'unica possibilità che ha Milano di accelerare sono queste intuizioni, davvero playground di Jerry Meccallo. Well, Jerry Meccallo è uno dei piccoli che gioca bene sotto canestro, forse il migliore piccolo nel campionato italiano a giocare sotto canestro. Comunque sono 2 tiri di Bologna già deviati dai difensori di Milano che sono attivi. Meccallo in lunetta, prima finale nel campionato italiano per lui, che nel 2001 vinse una finale scudetto in Francia con la maglia del Pau. Poi arrivò in Italia nella stagione 2001-2002, su questo campo perse una gara 5 contro la Fortitudo.
di Matteo Bonicioli, che poi perse in finale contro la Benetton. Mecallo giocava all'epoca con la maglia di Cantù. Sbaglia il secondo tiro libero Mecallo e Basile può cominciare con Mecallo che lo aspetta già nella metà campo difensiva della Fortitudo. Mancinelli per Bagaris, pallone che cambia il lato, poi Bagaris porta il blocco, pick and roll con l'aiuto profondo di Joseph Blair, gran palla dentro per Mattias Smodis, la gran schiacciata di Smodis, 5-1 Bologna. Ma veramente grande iniezione di Basile, raddoppiato, girato in aria, grande passaggio, due mani, schiacciata Smodis che era molto presente sotto canestro. Il blocco di Mecallo per Singleton, ma la palla va a Calabria, gran lavoro di Smodis in anticipo su Singleton, Mecallo deve inventare un po' fuori equilibrio, poi James Singleton va a toccare il ferro, non si può fare quando la palla ha ancora possibilità di entrare nel canestro, la palla è recuperata per Bologna. Lì troppa aggressività da parte di Singleton, ovviamente l'allenatore vuole questo qui, però interferenza canestro non si può fare. Palla per Basile, un solo punto segnato dall'Armani Gis, sono passati 2 minuti e 15 secondi, ancora Bagaric con l'assist, poi Douglas un po' alla cieca, a metà strada fra Mattias Smodis e Gianluca Basile. Noterete da soli come la Fortitudo cerchi, anche contro la difesa schierata, comunque di alzare il ritmo. Hai detto tu all'inizio, Jerry, stanno coinvolgendo Bagaric e anche Smodis, un paio di passaggi a lui, quindi vogliono far lavorare Blair e Singleton. Adesso è Gigena contro Mancinelli, anticipo forte di Bagaric su Blair, pronto l'aiuto Smodis che arriva, pallone difficile per Singleton che in qualche modo lo raccoglie, non trova il canestro, ancora Bagaric a pulire tabellone e area meritandosi l'ovazione del pubblico del Clima Mio. Adesso è il palleggio di Basile, ancora zero canestri dal campo per l'Armani Gis, Smodis contro Singleton ancora avanzando a sederate, cerca di avvicinarsi al canestro, poi abbandona le sederate e si affida al talento purissimo, lo sloveno a canestro. Passo di incrocio, finto qui, incrocio con il piede destro, ottimo lavoro dei piedi perno. Si va ancora da Blair per Milano, Blair prova a fronteggiare, attacca Bagaric, buona idea questa volta di Joseph Blair che se fa spallate contro Dalibor Bagaric forse ha da perdersi, ha fronteggiato per un attimo e l'ha lasciato lì. Ma Bagaric ha fatto un buon fallo perché, ma adesso devo correggermi perché Joseph Blair sta segnando i tiri liberi, ma fino a un mese fa Jerry lui non era esattamente una garanzia, ma recentemente va alla linea e sta convertendo le sue possibilità. Per lui nei playoff 20 su 30, il 66,7%, che rispetto al 54%, 50.4% con cui ha chiuso la regular season è sicuramente un bel prendere, anche due partite da 6 su 7 dalla linea, comincia però con 1-0 su 1, Joseph Blair reduce da due finali scudetto consecutive in Turchia con la maglia dell'Ulker, entrambe perse nelle ultime due stagioni, va a segno con il secondo tiro libero 7-2, Clima Mio, 3 minuti passati, ancora nessun canestro dal campo di Milano. Milano non è segnato il campo e Jerry McCullough ha sbagliato uno dei suoi due tiri liberi, generalmente Jerry è micidiale. La palla va da Basile Smodis, poi il movimento è di Mancinelli con l'anticipo forte di Gigena. Milano vuole stare il più possibile uno contro uno per non innescare rotazioni, che il tiro da tre anche dei lunghi bolognesi potrebbero punire. Ultimi 2 secondi, si alza Basile per il tiro che entra ed esce, rimbalzo lungo, preda di Dalibor Bagaric che sta sicuramente mettendo le sue manone su questa prima parte di primo quarto. La palla è sotto per Smodis, addirittura contro Mecallo, pronto Blair questa volta ad un aiuto in emergenza. Smodis di stare vicino a canestro, l'ultimo tocco direi di Dalibor Bagaric, 9-2 Bologna. Molto bene Bagaric questa fase qui, ha preso un rimbalzo qui in difesa con due manate in faccia proprio strappate da Blair e Singleton, un ottimo lavoro e ricevendo la palla, giocando molto bene. Fallo in attacco, questa è la chiamata di Taurino per il blocco irregolare di Joseph Blair. Bologna continua a tenere soprattutto con la difesa, Milano fatica anche a organizzare la singola azione, il singolo passaggio. Qua sappiamo che Milano non è una squadra con tanti punti nelle mani eccetera, però ovviamente hanno giocato 4 minuti e non hanno segnato da capo, non è un bel segno. La palla è per Basile, dall'altra parte fallo di Mancinelli con Gigena che è quello che più sta mettendo intensità nel suo approccio difensivo, negando la ricezione a Mancinelli, non a caso le porta a casa il fallo in attacco del Mancio. Ma vuol dire che gli arbitri hanno lo stesso metro qui che l'hanno altro canestro e gli allenatori vogliono questo, un metro giusto a tutti e due i canestri.
Callon in palleggio, la palla va proprio da Gigena, poi pronto il blocco di Joseph Blair che si allontana, vorrebbe palla sotto canestro Calabria contro Basile, ancora il movimento di Dante Calabria per liberarsi, prova Bagaric a intercettare, Calabria riceve, attacca Basile, fuori, buona circolazione di Milano, la finta di Singleton che poi si avvicina al canestro, sbaglia il tiro per il buon aiuto proprio di Gianluca Basile, rimbalzo di Mancinelli, siamo già dall'altra parte col capitano bolognese a servire Smodi, spensa per un attimo al tiro da tre punti, poi preferisce ricominciare, allora Basile, mancano 13 secondi al termine dell'azione, si butta dentro, pronto Singleton all'aiuto, Basile riesce a schivarlo come fosse la bandierina dello slalom, canestro di Basile, time out largo. Molta energia dalla parte di Basile, non ha paura di stancarsi, sta entrando, non ci sono problemi, e anche Bagaric, la sua presenza fisica, forse questa è la migliore partita, diciamo, per le piccole cose che vedo far Bagaric fino ad ora quest'anno. Andiamo a vedere con l'aiuto della nostra lavagna qual è stata la innovazione, chiamiamola così, tattica preparata dallo staff di Milano ma subito punita da Bologna, cioè l'aiuto profondo e il raddoppio su Gianluca Basile solo se il pick and roll è fatto con Gianluca Basile con la palla in mano. Andiamo a vedere il lavoro di Basile e Bagaric che si preparano per il pick and roll, guardate Joseph Blair fino a dove arriva. Qua rischia un po', ma la volontà di Lardo è togliere la palla dalle mani di Basile, preoccupato dei suoi tiri da tre punti, preoccupato della sua organizzazione. Chiaramente Blair perde in questo momento Dalibor Bagaric, deve avvenire una rotazione che però non avviene. Singleton va su Bagaric, viene però totalmente dimenticato Mattias Smodic, due giocatori qua, vuol dire uno libero in mezzo all'area e si finisce con la schiacciata di Mattias Smodic. È andata male questa idea di Lardo nella sua prima applicazione, però l'idea è proprio quella di tenere Basile con la palla in mano il meno possibile. Guarda, Basile ha fatto una cosa molto saggia contro la doppia, ha attaccato un uomo solo e guarda caso ha attaccato l'uomo più piccolo che era Macalla, molto ben fatto da Basile. Rimessa per Milano, andiamo subito a sentire i contenuti dei due time out dei nostri due bordocampisti. Vuole ovviamente maggiore aggressività in difesa Lino Lardo e soprattutto se dobbiamo rischiare qualcosa rischiamo un paio di metri su Bagaric, non sull'altro lungo perché altrimenti Smodis ci può fare canestro da fuori. Per quanto riguarda l'attacco, molta più manovra e passaggi di palla. Repesce ha detto muoviamo molto la palla in attacco dentro fuori, la difesa va bene così ma soprattutto ha detto dall'inizio della partita giochiamo forti con la testa calma. Coach, la difesa va bene così, 0 su 5 dal campo per Milano che ha segnato solo 2 punti dalla lunetta, 5 su 10 dal campo invece per Bologna e adesso è a zona l'Armanigis come avviene quasi sempre sulle rimesse dal fondo e praticamente sempre sulle rimesse dal lato, palla sotto per Smodic, fuori per Ruben Douglas che si alza per una tripla molto pesante visto che va a punire la prima difesa a zona di Milano. Qua il primo tiro di Douglas e lui ha molta pazienza a aspettare, questo molto ben fatto da lui. McCallon in palleggio, va in angolo Dante Calabria, il lob verso Blair, un po' in ritardo Mancinelli, inevitabile il fallo dello stesso Mancinelli e non di Bagaric, tra l'altro Bagaric come già avvenuto per la verità contro Roma quando cerca di commettere fallo vuole essere proprio sicuro che l'avversario non trovi l'azione da tre punti. Comunque il secondo fallo di Mancinelli e Repesce non vuole perdere il maggio che sta giocando bene ma si prepara qualcuno forse per venire per lui, visto Lombaldoni alzarsi e anche Rance. Movimenti sulla panchina della Fortitudo, Joseph Blair in lunetta, finora comunque la difesa di Bologna sta funzionando e come, visto che non riesce a trovare canestri dal campo l'Armani Jeans, anche se l'ultimo tiro che l'abbiamo visto uscire da parte di Dante Calabria è stato tutt'altro che mal preso, sbaglia dalla lunetta la prima conclusione Joseph Blair, 1 su 3 finora per lui e finora l'Armani Jeans trova punti solo dalla lunetta, quindi è particolarmente importante che Blair li mette, invece va con uno 0 su 2 che lascia a quota 2 punti l'Armani Jeans. Siamo già oltre la metà del primo quarto, 14 a 2 per la Clima Mio, si preparano sia Sasha Georgievic che Sven Schulze, palla sotto con facilità per Mattias Smodic e adesso Bologna comincia ad avere un distacco che può preoccupare Lino Lardo. 16 a 2 in 6 minuti, questi sono tanti, ok, più 14, molto ben fatto da Bagaric questo passaggio, grande posizione di Smodic. Singleton per McCallog, ancora cercato Blair che ha posizione molto profonda, va Joseph Blair con l'appoggio al tabellone a 3 minuti e 45 secondi dalla fine del primo quarto, arriva il primo canestro dal campo di Milano che comunque
continua nel proprio piano partita nonostante gli insuccessi di questa prima parte di primo quarto, andando sempre con insistenza da Joseph Blair. Va invece spesso da Smodic, la fortitudo Singleton questa volta sta bene con lui, lo costringe ad un tiro corto e vediamo Milano che prova a correre. Calabria vorrebbe palla dall'altra parte, Gigena non si fida per il buon rientro di Bologna. Singleton prova a cambiare il lato, negata la linea di passaggio da parte di Basile, ancora gran difesa del capitano. Svolta Gigena è molto bravo a tagliare davanti a Mancinelli, Bagaric rende molto difficile l'esecuzione di Gigena, poi arriva però un canestro che significa un mini parziale di 4-0 per Milano. Ma Milano sveglia, ha lavorato sempre bene con la palla senza risultati, adesso due azioni lavorate bene con risultato canestro. Basile dall'altra parte, Blair prova a stare davanti a Dalibor Bagaric, Basile si costruisce da solo il tiro che non va, vola a rimbalzo Singleton, palla subito per Meccallo, Gigena già dall'altra parte, Calabria corre sulla corsia sul lato debole, si butta dentro Meccallo, non tiene la palla per l'intervento di Basile, poi prova uno scippo, Basile se ne accorge e lo evita, ancora Basile in palleggio, vede la difesa di Milano ben schierata e allora ricomincia, anche perché il punteggio adesso può suggerire a Bologna anche di lavorare un po' con il cronometro. Blocco di Modic preso da Basile, poi cambio di lato verso Douglas, arriva Gigena su di lui, Douglas con le sue finte, poi si alza allo scadere del 24, Ruben Douglas finora chirurgico, due tiri, sei punti, mamma mia, poi ha fatto una finta, non era in perfetto equilibrio, poi si è alzato il buon equilibrio, ottimo occhiata dalla parte di Ruben che sta giocando benino, non in difesa. Gigena per Singleton che ha spazio per la tripla, non va la tripla di Singleton e Bagaric strappa il suo sesto rimbalzo di questa partita, poi cerca il lancio subito per Mattias Smodic che non riesce a raccogliere gli applausi, però sia della panchina che dei compagni da Libor Bagaric significano che Bologna appena può vuole correre. Ottima idea da parte di Bagaric, però lungo che corre per la fascia centrale c'è qualche problema. Smodic e Bagaric fuori, Rancic e Lorbeck dentro e anche c'è Schulz dentro adesso per Milano e Sasha Georges. Vediamo l'impatto di questi quattro nuovi arrivati in questa finale. Quattro nuovi arrivati, due sono degli ex, cioè Georgevic e Martin Rancic, la palla per Gigena, blocco di Georgevic per Schulz che riceve proprio contro Rancic, le finte di Gigena, ma i giocatori di Milano non hanno mai spazio per organizzare la propria azione, rimbalzo lungo preda di Sven Schulz, vuole il blocco Georgevic, poi si allontana il tedesco, sale Gigena, Georgevic aspetta il blocco per Calabria che esce dal blocco molto bene, il tiro non va, ma un'altra volta ben preso il tiro dall'ex di Treviso di Cantù, palla per Mancinelli, terzo tempo, c'è anche il fallo, potenziale azione da tre punti per Stefano Mancinelli. Ma bellissimo contropiede e anche Ruben Douglas ha fatto la cosa che mi piace, si è fermato prima della linea di tiro libero per eseguire il passaggio, fatto molto bene, Calabria esce ma Calabria entra, molto bello questo contropiede e porta tutto alla mentalità di correre, stanno utilizzando anche tutti gli uomini perché Bellinelli sta per entrare. Pronto a entrare Bellinelli, fuori Calabria, dentro Meccallo, Lardo va abbastanza presto rispetto a quanto visto nella serie contro la Benetton con i due playmaker, Meccallo e Georgevic insieme, Mancinelli trasforma l'azione da tre punti e continua a volare la fortitudo, 22-6. Stupiscono i sei punti, solo i sei punti segnati da Milano, ma secondo me stupiscono ancora di più i 22 già presi da Milano. Milano non vuole far loro segnare punti o correre, ma veramente mi sta un po' sorprendendo Bologna con questo, perché contro una difesa che ha regalato poco alla Benetton Treviso in quelle tre sconfitte, ha già regalato qualcosa qui. Meccallo in palleggio, movimento di Georgevic seguito da Gianluca Basile, ancora Georgevic, palleggio prolungato costruito in qualche modo un tiro per Meccallo che non va, lavoro di Lorbeck che fa valere la maggiore altezza su Gigena, in angolo Douglas, piedi a posto, tripla, Ruben Douglas 3 su 3, 9 punti più 19 Bologna e sta marcando anche bene Jerry McCullough e volevano cambiare, volevano Bellinelli su McCullough, no io tengo Jerry McCullough. Ultimi 38 secondi, Georgevic per Meccallo che pasticcia un po', pronto il blocco di Schulz, ma Milano adesso fatica veramente a mettere in mostra le proprie idee, Meccallo prova a inventare, Schulz salva, ultimo secondo dei 24, gancione di Sven Schulz e canestro valido per il tedesco, due punti davvero trovati, due punti che potrebbero risultare importanti. Siamo alla fine 24, adesso siamo agli ultimi 10 secondi di questo quarto, vediamo come forte tutto gestisce Jerry. Basile in palleggio, sale adesso Lorbeck per il blocco, ancora Blair a stare tanto con Basile, trovato Rancic che si butta dentro l'area, Meccallo sporca il possesso,
pallone che finisce nelle mani di Razer Lorbeck, che risponde così allo scadere del primo quarto al canestro precedente di Schulze, 27 clima mio, 8 Armani Jeans alla fine del primo quarto, già 9 i punti di uno strepitoso Ruben Douglas. Comunque a meno 19 sto zitto Jerry, dopo la mia figura a Roma, ok? Questi playoff ci hanno fatto imparare davvero, ce l'ho fatto conoscere il silenzio sui pronostici anche a partita in corso, sono stati davvero folli in molti aspetti. Contatto fra Rancic e Schulze, fallo del giocatore slovacco. Andiamo da Pietro Colnago e Claudio Angiolini. Lardo si è arrabbiato ovviamente con i suoi perché i giochi in attacco non vengono rispettati, nel senso che ognuno fa quello che vuole. A questo punto non occorre tanto, occorre maggior fiducia e soprattutto più intelligenza tattica. Repes ha parlato soprattutto della difesa, ha detto adesso che si ammazza la partita, voglio pressione incredibile senza perdere l'equilibrio, fortissimi sui pick and roll di Djordjevic. Eccolo Djordjevic fermato da Rombaldoni davanti nella zona 2-3 di Repes, a Bellinelli dall'altra parte, gli nega la schiacciata con un fallo Sven Schulze, un fallo che fa arrabbiare il pubblico, ma almeno in diretta mi è sembrato un fallo tutto sommato onesto del giocatore tedesco. Guarda, tutto iniziato con una buona difesa da parte di Rombaldone che veramente ha disturbato Djordjevic, ottimo recupero di Ruben Douglas, ottimo passaggio e Bellinelli con grande determinazione andando al canestro, cioè la difesa e fortitudo è veramente sveglia qui, hanno se loro giri avessero solamente la mano calda e cavale, prima o poi la mano, invece stanno giocando anche difesa, contropiede e con riflessi. Subito nel vivo della partita Marco Bellinelli, decisivo nella serie contro Roma, una serie vissuta a 9 punti di media a partita con 7 su 17 da 3 in 17 minuti e mezzo di impiego. Era un impatto devastante quello di Bellinelli, in particolare nelle ultime due gare contro Roma. Adesso si allunga la difesa di Repeja e manda un po' in difficoltà Milano, che comunque se la cava con un'infrazione di piede, ancora 24 secondi, ancora spazio per passare alla metà campo per Milano, che è in campo col De Bella e Djordjevic insieme a Jerry McCallum, Schulze e Blair a completare il quintetto, subito cercato Blair da Sven Schulze, molto bravo col De Bella a leggere questa difesa che pressa molto i portatori di palla, ma da qualche parte un buco allora pure essere. Well, esattamente, un motivo per questa difesa zona di Repes è che solamente Djordjevic è un grandissimo tiratore da fuori, col De Bella è buono ma non grandissimo, Mcalla buono ma non grandissimo, Schulze buono ma non grandissimo e Blair no. Blair che adesso è in lunetta per provare a muovere tabellone di Milano da quel sinistro numero 8 che continua a campeggiare, non più perché arriva il canestro dalla linea di Joseph Blair, autore del primo canestro dal campo della partita per Milano, e poi già di tre viaggi in lunetta, questa volta arriva un provvidenziale 2 su 2, provvidenziale per l'Olimpia che comunque è sempre sotto di 19, 29 a 10 il punteggio, 9 minuti da giocare nel secondo quarto. Rombaldoni inseguito da Djordjevic, lascia ad Erazem Lorbeck, poi Douglas, ancora Rombaldoni dopo il blocco di Lorbeck, aspetta il successivo blocco di Rancic, aiuto e recupero di Sven Schulze, Rancic lo prende sul tempo, si butta dentro, tiro corto, rimbalzone di Coldebella che porta a casa il fallo dello stesso Erazem Lorbeck. Claudio Coldebella appena entrato in campo subito due cose importanti. Due cose, lui è un giocatore esperto, tanti finali, molto navigato, eccetera. Lorbeck due falli e lui deve stare attento perché lui è importante. Secondo fallo di Lorbeck, che c'è in panchina Mancinelli con due falli, Djordjevic in palleggio, sale Coldebella, si prepara il blocco per McCallum, lo prende da Blair ma Bellinelli con le sue braccia lunghissime devia il passaggio, allora McCallum in palleggio, ultimi 8 secondi d'azione, tiro per Djordjevic ma il gioco è fermo, il canestro non è valido, fallo in attacco di Sven Schulze e blocco irregolare. Well, però Djordjevic si è visto la fiducia di Djordjevic prendendo la palla, guardando il canestro, sparando il tiro, era un blocco non legale da parte di Schulze, ma vuol dire che Djordjevic c'è. Palla per Lorbeck, accenna un po' di pressione l'Armani Jeans che poi si ridispone a uomo con McCallum su Bellinelli, blocco molto alto di Martin Rancic, Lorbeck da tre punti, Blair lo sfida un po' al tiro, uno uscendo, bel rimbalzo di Sven Schulze, Djordjevic in palleggio cerca di aumentare un po' il ritmo almeno di questa azione, poi opportunamente si ferma e adesso il palleggio di Djordjevic che prova nuovamente ad attaccare la difesa di Bologna, canestro di esperienza, mestiere, diciamo classe purissima di Sasha Djordjevic. Djordjevic c'è veramente nella partita, lui non ha paura di questa situazione, ne ha visto a Bizerte.
Belinelli ferma il palleggio, poi trova Lorbeck che gli restituisce il pallone. La Climamio questa volta comincia male l'attacco con poco ritmo. Adesso Robaldoni dovrà inventare qualcosa. Pick and roll con Rancic, ben letto da Joseph Blair che riesce a servire Georgievic. Prova ad andare contro Lorbeck, la palla gli sfugge dalle mani nel momento del passaggio per Claudio Cornevel. Nel recupero del palleggio la palla veramente non rimasta nelle mani. Georgievic è arrabbiato con se stesso, cioè sorride ironicamente con se stesso perché sa di aver perso una palla importante. Andiamo a rivedere l'ottimo attacco precedente di Milano che ha affrontato la zona a tutto campo del Climamio nella maniera migliore della situazione precedente, grazie soprattutto alla lettura di Coldebella. Vedete i giocatori di Bologna che stanno rientrando dopo aver pressato a tutto campo l'attacco di Milano. Coldebella è bravo a palleggiare e a fermarsi in questa zona del campo dove ha tantissime alternative di passaggio. La zona va a stare molto vicina ai giocatori sull'esterno a cercare di negare proprio queste linee di passaggio, e Lorbeck è leggermente in ritardo e fuori posizione con il corpo. Molto bravo in questo caso a leggere questo tipo di situazione Joseph Blair. Dopo che la palla torna nelle mani di Coldebella si crea lo spazio per il taglio di Blair. Coldebella sempre con la testa molto alta riesce a vedere il proprio centro e a servirlo nel cuore dell'area bolognese. Blair porta a casa il fallo, ci vuole però molta pazienza e capacità di leggere le varie situazioni difensive. Non dimenticare che Coldebella è cominciato la carriera come playmaker, guardia ma più playmaker, ed è quasi 2 metri, quando lui vede sopra il difensore. Milano presso un uomo tutto capo, un po' inatteso. La palla adesso è per Rombaldoni, sulla rimessa prova ad alzarsi un po' la difesa di Milano. Rombaldoni ancora in palleggio, blocco dall'altra parte di Lorbeck per Basile, seguito adesso da Claudio Coldebella. Bel blocco dello stesso Basile per Martin Rancic che va fino in fondo, sbaglia la schiacciata dopo il fallo di Sasha Georgievic. Il fallo è in azione di tiro, in pratica Rancic con questo errore ha lasciato lì 2 punti già sicuri. Lui doveva schiacciare facilmente, invece voleva fare un numero e il rapper ci dice: caro mio, prima schiaccia la palla poi fai un numero, ok? Quindi Martin lo sa. In lunetta Martin Rancic ha giocato le ultime 3 stagioni a Milano, arrivato nell'annata più difficile di Milano quando ci fu quello spareggio salvezza con la Filatice di Imola. Segna dalla lunetta Martin Ranci che porta più 19 nuovamente la Climamio di Bologna. Adesso Coldebella in palleggio, il movimento è di Jerry McCallum ma Basile cerca di negargli la ricezione. McCallum comunque vuole portarsi spalle a canestro il più possibile, arriva al raddoppio di Belinelli, arriva con troppa energia, fischiato il fallo alla giovane bolognese. Ma Jerry, hai notato quante volte la Climamio sta cercando di deviare il palleggio, di deviare il passaggio, stanno correndo qualche rischio, stanno veramente reattivi alla milionesima potenza. Lo si è visto anche nel movimento di Belinelli, anche se falloso. Adesso è Coldebella in palleggio, il suo movimento, poi arriva Lorbeck a cancellarne l'esecuzione, non c'è fallo e c'è contropiede per Bologna. Rombaldoni era già con la palla in mano, secondo il suo pensiero, per andare a canestro, la palla non era ancora in mano. Mai passare al tagliante da dietro la sua schiena in fascia centrale, bisogna che Rombaldoni vada, prova a sinistra o può a destra. Ancora palla sotto per Blair contro Lorbeck, pronto sia Belinelli che Rancic al raddoppio. Blair aspetta il tempo giusto per muoversi ma Rancic è ancora lì e li cancella ancora il tiro. Contropiede ancora per Bologna, questa volta è Rombaldoni a sbagliare il passaggio per Belinelli. Si arrabbia un po' il pubblico, si arrabbia Repeja, siamo sempre a più 19 ma Bologna ha già buttato via 2 contropiedi. Ha passato troppo presto, doveva palleggiare avanti ancora, c'era Basile liberissimo a sinistra, brutta scelta da parte di Rombaldoni. Ancora Milano che su 2 brutte azioni offensive non ha pagato dazio. Adesso Coldebella prova a tagliare, secondo Taurino l'opposizione di Belinelli è irregolare. Coldebella è bravissimo in queste situazioni di contatto, lui sa fare. Georgievic parla con gli arbitri di qualcosa, James Singleton rientra per, e Joseph Blair esce per Milano, Schultz rimane in campo. Schultz di fatto da numero 5 e poi Singleton contro Ranci, che i giocatori fra l'altro si stanno anche un po' lamentando per il pallone molto scivoloso, del resto è una caratteristica negativa delle finali, si gioca con molto caldo e questo può essere un problema per i giocatori, però qua ci sottolineavi come fossero anche le scelte sbagliate nel contropiede di Bologna. Assolutamente, l'esecuzione del contropiede. 2 su 2 di Claudio Coldebella, 31 per Bologna, 14 per Milano, e continua a trovare
soddisfazioni dalla lunetta, Milano un po' meno dal campo, 4 su 15 dal campo per Armaneggins, 6 su 10 dalla lunetta, praticamente gli errori di Joseph Blair finora condizionano questa statistica. Romaldoni fuori per Basile che ha spazio per alzarsi, il tiro è corto, lavora Lorbeck, tocca Schulze, controlla Meccallo con le vele già dall'altra parte, va a occupare la posizione in angolo, Giorgic finta il tiro contro Bellinelli, molto affascinante questo duello fra due generazioni molto lontane di pallacanestro. Meccallo dentro per Singleton, qualche problema nel controllo, poi Singleton va a inchiodare la schiacciata, arriva il fallo di Lorbeck, giocata pesante per James Singleton. Guarda, James Singleton ha convertito un gioco da tre punti, ottima penetrazione a parte di Jerry McCullough che ha cominciato tutto, e anche la presenza di Georgevich, quindi secondo me il Rapper rivedrà la situazione del zona. Infatti Lardo adesso metterà in campo Calabria per Georgevich, vuole anche tiro, e Smodis rientrerà per Lorbeck. Era Sam Lorbeck un po' in difficoltà qui con i falli, già tre, e questo è importante per loro. Tre falli per Lorbeck, costretto a rientrare Mattias Smodis, in lunetta James Singleton. Solo tre punti, uno sotto dal campo contro la Benetton, ma a detta di molti ha giocato dal punto di vista dell'impatto una delle migliori partite di questi suoi playoff, che sono stati comunque sopra le righe. Va a sbagliare dalla lunetta Singleton, che invece in questi playoff stava tirando molto bene i liberi, 84,6% nelle 8 partite giocate finora da Milano. Rombaldoni va a palleggiare contro Calabria, ferma il suo palleggio, poi Basile inseguito da Coldebella, sportellate sotto canestro fra Smodis e Schulze. Arriva il fischio di La Monica, falla in attacco di Mattias Smodis. Rombaldoni sta facendo una grandissima fatica, hai detto tu Jerry, recupera palleggio, è un vero playmaker, non deve mai recuperare palleggio, infatti lui esce, adesso saranno Basile e Bellinelli a portare avanti la palla. Abbiamo rivisto l'azione precedente con Smodis colpevole secondo La Monica di aver utilizzato troppo il braccio sinistro per impedire a Schulze di passargli davanti, di andare in anticipo. Il pallone adesso è per Coldebella, ancora pressato per tutto il campo da Bellinelli, la palla adesso è per Singleton. Vedete la difficoltà con cui Milano entra nei propri giochi d'attacco. Meccalo ancora in palleggio, isolato in un quarto di campo, va da Schulze, fuori dalla linea dei tre punti, va al tiro il tedesco, poi il lavoro ancora di Singleton a rimbalzo, buon ribaltamento di Milano, ne viene fuori un buon tiro, una buona posizione da rimbalzo. Oh, yeah, loro leggermente hanno fermato la erma regia, ok, perché a Bologna ha fatto solamente 4 punti già in questo quarto qui, abbiamo giocato 5 minuti. E Milano si sta un po' riavvicinando, meno 13 adesso, può essere sprofondata a meno 19, Bellinelli a cercare Ranci che ancora mette palla a terra, è sospetto il suo movimento, un po' più che sospetto, infrazione di passi per Martin Ranci. Yeah, Fortitudo ha perso il filo del discorso in attacco, adesso esce Ranci e Cotani entra in campo, un giocatore di energia, proprio non esperto a questo livello ovviamente, però è stato importante nelle prime due serie. Molto importante Simone Cotani, proprio l'energia che sta mancando in questo momento, la Fortitudo, quell'energia che Repesia cerca inserendo l'ex giocatore di Livorno. La palla è per Calabria, difficile la sua ricezione, Mancinelli poi gli sta sempre molto vicino. Ancora una volta Milano non entra nei propri giochi, sono passati quasi tutti 24 secondi, tocco con il piede di Mattias Smodis, Taurino indica con molta chiarezza l'ultimo tocco da parte di Smodis, stiamo rivedendo, tocca Smodis, tocca Singleton, in questo caso se Repesia avesse voluto avrebbe potuto chiamare il proprio instant replay, avrebbe avuto ragione, palla dentro ancora per Schulze, canestro e il fallo di Sven Schulze, attenzione Milano che sta rientrando con il lavoro della classe operaia. Vai, allora con i cambi in campo, cioè Coldebella e Schulze in campo hanno fatto un buon lavoro e Ruben Douglas rientra. Forse Fortitudo ha avuto un po' troppo tempo con il secondo quintetto in campo, esce Bellinelli, rientra Ruben Douglas. È stato un po' il segreto di tutta la stagione di Milano, qualsiasi sia il quintetto in campo puoi sempre aspettarti qualcosa, perché una stella assoluta in questa squadra non c'è, ma ci sono anche dei buoni cambi e soprattutto c'è una grande compattezza di squadra, il parziale buono può arrivare in qualsiasi momento. Yeah, non si sono scomposti lì sotto meno 19 punti come la Fortitudo ha fatto lì a Roma, quindi sono squadre che sono qui per un motivo. 5 punti per Sven Schulze, molto forte l'impatto dell'ex giocatore del Bayer Leverkusen, Mancinelli ad attaccare Singleton, palleggio restituito, poi il tiro è corto, tocca Singleton, controlla Cotani, palla ancora dentro a Mancinelli, rimbalzi d'attacco e assist, Simone Cotani ha toccato bene il suo primo pallone della finale. Questo è il lavoro di Cotani, lui veramente sa fare queste cose qui.
e torna a segnare Bologna, più 12, 33 a 21, la palla è per Meccalo, Singleton con la sua finta, poi con De Bella che deve ricominciare un'altra volta, Calabria cerca lo spazio per passare sul blocco di Schulz che deve alzarsi a ricevere, ancora una volta Bologna costringe a giocare fuori dai giochi Milano, Calabria rischia di pressione di passi, poi arriva il tiro di Singleton, in precedenza il fallo di Simone Cotani, che arriva giusto in tempo per mandare in lunetta l'ex giocatore di Iesi. Well, dovevano stare attenti perché Singleton ha quasi convertito un canestro, lì avrebbe avuto un gioco da tre punti, comunque un paio di tiri liberi per lui lo stesso. In lunetta James Singleton per provare a riavvicinare l'Armani Jeans. Ancora una volta Singleton con la sua aggressività si sta dimostrando un giocatore di impatto, va a sbagliare il primo tiro libero. Il fallo fra l'altro è arrivato ancora quando mancava un secondo allo scadere dei 24, quindi molto buona la chiamata di La Monica perché tutto è avvenuto ancora in gioco. Da in lunetta ancora James Singleton va a segnare il secondo tiro libero, arriva a 22 l'Armani Jeans a 3 minuti 30 secondi dal termine del secondo quarto. Basile contro Coldebella, poi Cotani ancora a cambiare il lato, il fischio lontano dalla palla, questa volta la trattenuta è di Dante Calabria su Ruben Daniels. Well, parziale qui solamente 6 punti in questo quarto per la Fortitudo e già 15 a 6 il parziale, secondo quarto a favore di Milano, Fortitudo con qualche problema in attacco. Qui vediamo replay dell'azione, fallo di Calabria. Fallo di Dante Calabria, arriva adesso a esaurire il proprio bonus l'Armani Jeans che si mette a zona, la palla è per Mancinelli, poi Basile sotto per Smodic, buon taglio lungo nel fondo di Smodic, bel rimbalzo di Cotani, costringe al fallo Claudio Coldebella, arriva il fischio, Simone Cotani andrà in lunetta. Cotani con un paio di possessi, veramente è un fallo che ha dato qualche frutto lì, mini impatto sulla partita e avrà anche dei tiri liberi. Schulz esce, Blair entra, ma Schulz è stato veramente un fattore positivo, ha portato i suoi mattoni come Claudio Coldebella. Hai notato, Jerry, quante volte Milano fa un parziale positivo con Claudio Coldebella in campo? Guarda, 15 a 6 dopo aver subito 27 a 8 non è una cosa da poco. Non è un caso se è il momento peggiore della sua stagione, intorno al mese di febbraio la Magis lo abbia vissuto proprio in coincidenza con l'infortunio del capitano milanese. Simone Cotani va a sbagliare il primo tiro libero, ne avrà un altro questo giocatore che ha giocato la serie contro Roma davvero a livelli totalmente inaspettati, 1 su 2 per il giocatore di Ostia, riporta più 12 la Tema Mio, 3 minuti 10 secondi al termine del secondo quarto. Singleton per Meccalo, pronto al blocco col De Bella, Blair molto bravo a leggere la situazione, c'era Bagaric a aspettare il passaggio, Blair lo aspetta dall'altra parte, servito dal lob e c'è anche il fallo. Wow, veramente un'azione sbagliatissima in difesa, Fortitudo, troppo distacco fra Blair e Bagaric, e Bagaric ha lasciato lui ricevere, tirare, e Blair che fa, dovevano spendere il fallo subito, invece ha lasciato tirare, canestro e questo libero. Fallo ancora di Simone Cotani che molto rapidamente arriva a quota 3, Blair sbaglia e non di poco il tiro libero, poi c'è l'invasione di Claudio Coldebella, quindi la rimessa sarà per Bologna e come è successo a Calabria nella serie contro Cantù e contro Treviso, qui inevitabilmente quello beccato dal pubblico bolognese Claudio Coldebella. Well, ovviamente ha giocato per la Virtus per tanti anni, adesso esce Cotani, Bellinelli rientra, per me questo è un buon cambio dalla parte di Yasmin Repic, Bellinelli è un giocatore che può segnare da 3, se Milano prova un po' di pressing sa trattare la palla, invece Cotani è più ala che guarda, che picca. Coldebella tutto campo su Basile, l'idea ovviamente è di stancare il più possibile il capitano bolognese che comunque contro Roma ha dimostrato ampiamente di essere assolutamente instancabile. La palla per Douglas, si costruisce un tiro contro Meccalo, Meccalo ha difeso il meglio possibile, poi Douglas recupera il pallone e cerca un numero che avrebbe fatto davvero venire giù il Paladozza. In precedenza Meccalo ha difeso bene, semplicemente ha pagato la differente altezza rispetto all'avversario che gli ha tirato letteralmente sulla testa. Singleton adesso contro Smodic, Smodic arretra un po' troppo, Singleton cerca di costruirsi il tiro, poi deve ripiegare su Calabria, ribalto di Bagaric, poi Douglas e Bellinelli non si intendono, tutta la gioventù della Fortitudo in queste palle perse. Poi c'è una tecnica, Jerry, per ricevere il passaggio di uscita a bordo laterale, deve andare al bordo laterale e mettere la schiena indirizzato verso il bordo laterale, la faccia dentro il campo,
non puoi correre via proprio con la schiena versata verso il passatore e il risultato è fatale. Avete visto le palle perse, già 13 per Milano, 12 per la Cremania, un dato da vera finale playoff. Sbaglia Singleton il tiro da tre punti, un tiro che credo Repeja voglia comunque concedere, comunque non veda così mal volentieri rispetto ad altre situazioni tattiche. La palla sotto per Modic, fuori per Bagaric che mette palla a terra contro Blair, il fischio di Taurino è infrazione di passi del croato. Well, lì Bagaric ha fatto un po' di più di quello che era il suo gioco, che cercate di mettere la palla per terra e no. Poldebella e Makala escono, Cavaliere fa debutto in questa finale insieme a Djordjevic, tutti e due sanno tirare da tre. Attenzione a Daniele Cavaliere e Sasa Djordjevic in campo insieme, i possibili playmaker del presente e del futuro di Milano. Palla dentro per Singleton, brutta ricezione, l'ultimo tocco è del milanese, nuova palla persa di Milano. L'arbitro di aiuto a Romano che ha detto, ehi, ha fatto il gesto al collega, è stato lui a toccare, ci sarà un time out qui in campo. In campo e coach, l'impressione è che il principale errore in questa prima parte della partita per Milano sia nelle piccole cose, quelle però che ti cambiano la vita in attacco. L'ultimo passaggio per esempio per Singleton è arrivato subito senza, non dico una penetrazione o un altro passaggio, ma neanche una finta, e che permette alla difesa avversaria di regolarsi nel migliore modo possibile. Well, il grande Arnaldo Taurisano ha detto sempre ogni passaggio giusto indebolisce la difesa, quindi è un'inversione della palla, diceva lui, e lui aveva ragione, quindi bisogna muovere la difesa, penetrare, scaricare, creare qualcosa, non venire su un lato del campo e dire rimango qui e forse un passaggio. Tutte le difese vogliono tenere la palla su un lato, ma esce di questo pesce c'è a Roma che veramente se tu vai sul lato destro con lui stai per certo che rimani sul lato destro, e molte squadre fanno così. Più 12 per Bologna, quasi il fatturato di Ruben Douglas, arrivato a quota 11, 9 di questi nel primo quarto, nel momento in cui la partita si è spezzata, fermatosi un po' Douglas, Milano si è un po' rifatta sotto, tanto Ruben Douglas dopo aver avuto una stagione un po' ad alti e bassi di questi playoff sta davvero sorprendendo per la continuità in cui gioca, non sarà certo il fuori classe con la F maiuscola, ma è un giocatore che assicura molta sostanza oltre a queste fiammate tipo quella che abbiamo visto nel primo quarto. Esattamente, lui qui zona 3-2 più o meno sembra così, vediamo se è una zona o meno. La zona di Milano con il primo che diventa uomo dopo il primo passaggio, un classico delle idee tattiche di Lino Lardo, va fuori il tiro di Smodis, poi la palla finisce nelle mani di Dante Calabria che ferma il proprio palleggio. Allora noi andiamo a sentire i nostri due bordocampisti dopo il time out. Avete già visto la difesa messa in campo da Lardo, è una finta zona che parte a zona poi si ritorna a uomo in attacco, ha detto molta più pazienza nel giro di palla, non cerchiamo un tiro affrettato. Repeja ha detto cerchiamo di controllare il risultato e poi ha spiegato per almeno metà del minuto in slavo a Bagaric come posizionarsi meglio in difesa. E intanto è arrivata una tripla totalmente fuori dai giochi di Dante Calabria, ha funzionato perfettamente la difesa di Bologna, Calabria è stato semplicemente più bravo segnando da 8 metri e mezzo, prova a rispondergli Basile e non va, tocca Djordjevic, poi Douglas raccoglie il tocco dello stesso Djordjevic, Djordjevic poco fa timbrato con un body check durissimo da parte di Mattias Smodic, palla nelle mani di Bologna, fra l'altro il controllo da parte di Douglas piuttosto importante nel momento in cui Milano si è riportato dopo tanto tempo sotto i 10 punti di svantaggio, non va il tentativo di Bellinelli. La palla è per Singleton, ora per Cavaliero, 26 secondi al termine del secondo quarto, una differenza di più o meno 5 secondi con il cronometro dei 24 secondi, non potrà andare fino alla fine Milano, Cavaliero pressato da Ruben Douglas, comincia solo adesso il gioco di Milano col blocco sospetto di Singleton, nuovo blocco dello stesso Singleton, 3 secondi, Cavaliero prova a inventare, gran palla per Blair e poi il fallo di Dalibor Bagaric che va a far finta di protestare, bravo a contenere le proprie proteste, gran palla di Daniele Cavaliero, poi l'intervento di Bagaric molto vicino al pallone, diciamo così. Well, esattamente, Singleton ha preso la palla, schiacciato dopo, quindi a Coldebella rientrerà per questi ultimi 5 secondi e mezzo, se riesce, non riesce. Blair, due tiri liberi pesanti qua.
molto pesanti, perché la partita sarebbe tutta un'altra con Milano sotto con meno di 10 punti di distacco. Segna Joseph Blair, finora 4 su 8 per lui dalla linea e 8 punti con 5 rimbalzi. Blair molto importante almeno in questa partita finora per Milano, che ha avuto le poche cose buone in questo primo tempo, soprattutto da lui. Sbaglia secondo tiro libero, Bagaric non trova un compagno, Basile deve alzare una preghiera da quasi metà campo, anzi da oltre metà campo, non va, e Milano chiude con solo, e sottolineo solo, 8 punti di distacco il primo tempo. Hanno recuperato 11 dei 19 punti dopo un quarto di gioco, sono in partita, sono 20 minuti da giocare, quindi una partita sempre aperta. 36 a 28 per Bologna, 11 per Douglas, 8 per Blair, già pronta Claudio Angiolini con un protagonista della partita. Molti di più perché sono arrivate anche delle palle perse, le due squadre stanno normalmente tirando quando in teoria il tiro è maggiormente forzato, cioè nella metà dell'azione, quando non è né contropiede né gioco pieno contro la difesa schierata. È gioco in transizione, si dice, e qui Milano si è visto quell'11 a 3 lì, maestro del gioco al rallentatore. Sta per cominciare il terzo quarto, 36 Bologna, 28 Armani Jeans. Molto importante sarà vedere come comincerà questo quarto per capire se Milano riuscirà a strappare un po' di inerzia alla formazione avversaria. Basile con la palla in mano, sentiamo le idee degli allenatori dello Stadio Borno Campisti. Per Lino Lardo è semplicissima, ovviamente, giocare senza guardare il tabellone come hanno fatto nel secondo quarto, giocare con ordine in attacco e continuare l'aggressività in difesa. Poche cose per Repes, è molto semplice, ha parlato singolarmente con i vari giocatori, il problema è che quando la squadra è andata sopra di 19 ha smesso di giocare proprio di squadra. E dire che proprio Repes ha sfruttato un recupero dalla meno 19 per arrivare fino a qua in gara 4 a Roma. Primo attacco di Bologna che non va col tiro di Ranci, che si va sotto canestro da Dante Calabria contro Basile. Pronto Bagaric all'aiuto, Calabria si prende un tiro dal mezzo posto che non va, tocca Bagaric e controlla Mancinelli in campo con Basile. Douglas Ranci, che è proprio Dalibor Bagaric, il palleggio di Gianluca Basile contro McCallum. Tornato in campo Mario Gigena, e quei effetti su questa partita si sono sentiti davvero poco dopo la strepitosa gara 5 di Treviso. Non va il tentativo di Douglas, strappa Joseph Blair, Blair con Singleton, Calabria, Gigena e McCallum, il quintetto base per Lino Lardo a cominciare questo terzo quarto. McCallum in palleggio ancora contro Ruben Douglas, la palla torna da McCallum, non c'è il cambio di lato, Ranci che in anticipo su Singleton, McCallum deve ancora andare a cacciarsi nell'angolo, allora Singleton ancora con il gioco di Milano che si è rotto, deve inventarsi un tiro che vola ben oltre il canestro, comodo rimbalzo per Mancinelli, contropiede di Bologna con la palla strepitosa dal palleggio di Basile, chiude Ruben Douglas. Bellissimo passaggio l'angolato, grande visione di Basile, molta sveltezza di Douglas, bel contropiede. Douglas 13 punti, Basile 4 assist, il capitano sta facendo sentire anche da questo punto di vista. Gigena dall'altra parte, Basile su Calabria, palla che va sotto a Blair, taglio di Gigena che porta via un uomo, Blair prova ad attaccare Bagaric, tiro corto, lavoro di Mancinelli ancora con un rimbalzo di reattività, poi la palla va per Gianluca Basile che chiama adesso il gioco contro la difesa di Milano a uomo dopo la prima azione giocata a zona, palla per Bagaric che aspetta il movimento dei compagni, non c'è la possibilità di servire Basile, si va dall'altra parte per Douglas, provano il gioco a due, Bagaric e Douglas, si va da Ranci che sfidato al tiro da James Singleton e Bagaric buca la retina da tre punti in un anno, in Bologna torna a più 13. Si vede che Repes ha detto lui dopo il primo tre sbagliato, continuare a tirare, fate lui guarda, Repes ha detto vedi. 1 su 2 da 3 per Rancic, 4 su 12 di squadra per Bologna. Singleton dall'altra parte, movimento di Gigena inseguito da Mancinelli che passa benissimo sul blocco di Blair. Calo dall'altra parte col suo slalom, trovato Blair, si protegge dalla stoppata di Bagaric, becca destra sull'asse, McCallum Blair. McCallum veramente è ottimo in queste penetrazioni qui e non c'è stata la rotazione difensiva, qualcuno ha aiutato su McCallum, Blair libero, passaggio, canestro. Mancinelli adesso a proteggere il pallone contro Gigena. Bagaric aspetta il taglio di Basile dopo il blocco di Martin Rancic, raddoppiato Basile come vuole Lino Lardo, palla in angolo ancora ben giocata da Basile per Rancic che si prende un tiro pulito che non va, rimbalzo di Singleton, McCallum prova a far correre Blair, questa è una delle specialità della casa, l'interferenza di Rancic, ancora il canestro di Joseph Blair, 4-0 tutto il suono e il ritorno di Milano. Quando Joseph Blair era più giovane lui giocava così, correndo e facendo tanti canestri in corsa.
davvero invidiabile la rapidità in cui si porta in attacco Blair, non tanto nello scatto puro ma nella capacità di prendere il tempo a tutti gli avversari. La palla è da Mancinelli adesso a Douglas, non c'è anticipo di Blair, riceve Bagaric, tiene vivo il pallone, poi attacca Blair, ancora il gancione di Dalibor Bagaric che risponde a Joseph Blair. Dalibor Bagaric per il più 11 Bologna. Wow, veramente fatto bene questo gancio, anche il movimento prima a prepararsi per il tiro. 4 punti, 9 rimbalzi per il croato, ancora Blair ad attaccarlo, arriva l'aiuto di Rancic, secondo Taurino è falloso in lunetta Joseph Blair. Wow, Rancic ha speso un fallo perché veramente Bagaric aveva questo rimbalzo in mano, ma Rancic è venuto con la giusta aggressività. Abbiamo rivisto il bellissimo movimento di Dalibor Bagaric. Ha cominciato la stagione in maniera molto difficile per un infortunio, corso lì a settembre con la propria nazionale, ha fatto molta fatica ad entrare in forma, l'ha fortuna, ha avuto la pazienza di aspettarlo. Adesso il suo contributo lo sta dando e come, soprattutto il suo inserimento nella squadra, avvenuto un po' in ritardo, è stato sempre più vincente per Bologna che quando ha Bagaric con impatto normalmente ha solo buone notizie. 1 su 2 ancora per Joseph Blair che continua i suoi personalissimi viaggi in lunetta, 5 su 11 per Blair, 6 falli subiti nella sua partita e 13 punti finora per l'ex giocatore della Scavolini. La palla ora è per Basile, meno 10 per Milano. Mancinelli contro Gigena, blocco di Rancic che poi si apre bene, cambio difensivo per Milano in situazione di emergenza. Gigena resta contro il suo ex compagno Martin Rancic, Rancic lo attacca, Gigena è costretto a spendere il fallo. Molto evidente la differenza di peso tra i due, Rancic stava avvicinando troppo. Poi a Gigena forse 2 metri, Rancic 2 metri 5, quindi Rancic è un grandissimo saltatore, quindi forse in zona qui. Momento di difficoltà per Milano che si piazza adesso a zona, non tutti lo erano sulla rimessa, ha rischiato qualcosina con Douglas. Palla è per Basile che si alza da molto lontano, non esiste la parola lontano per Gianluca Basile che segna la tripla del più 13. Ma veramente Basile, se gli dai la palla a lui, quadrato canestro, piede per terra, è grigio, eh? E poi diventa tanto più preciso quanto più la partita diventa, entra nei suoi momenti, cade adesso ancora una gran difesa su Calabria, Basile con la stoppata, poi il contropiede per Rancic che va a canestro, fallo di Singleton, Martin Rancic in lunetta, Gianluca Basile da una parte e dall'altra del campo. Well, Basile ha fatto il gioco della serata, stoppato, recupero, assist e contropiede, Rancic volato a canestro. Time out in campo con Bologna più 13, questa è la strepitosa giocata difensiva di Gianluca Basile. Questo è Gianluca Basile, l'uomo della tripla anche a Roma che ha risolto tutte le cose, ma anche l'uomo della grande difesa. E hai notato che Rancic non era nella fascia centrale, intelligentemente è stata la fascia sinistra, ha visto la palla perfettamente, ricevuto e andato a canestro fallo. Gianluca Basile in assenza di Miloš Vujanić è inevitabilmente diventato l'uomo sul quale si incentrano le attenzioni di tutte le difese, lui sembra davvero infischiarsene andando a segnare in tutti i modi, in penetrazione come in questo caso sull'assist di Bagaric, servendo assist come questo, come quello strepitoso che abbiamo visto in precedenza, andando anche a penetrare, è un giocatore per il quale si perdono davvero gli aggettivi, completo in ogni aspetto del gioco. Well, io sono stato qui lunedì sera a Bologna per premiare Gianluca Basile come miglior giocatore italiano per la serata di Superstars eccetera, e l'ho definito quello che ci credo veramente, giocatore da NBA e non solamente un grande giocatore, campione, che è diverso. Sesta finale consecutiva per Gianluca Basile, lui è arrivato proprio nell'anno in cui Bologna ha vinto il suo unico scudetto, sembrava l'inizio di una grandissima serie di scudetti per Basile che invece poi ha sperimentato sulla propria pelle quella che per Bologna è considerata una sorta di maledizione, quella delle finali per la Fortitudo. Questa potrebbe essere la prima volta da capitano per Basile che comunque il suo scudetto con Bologna lo ha già vinto. 2 su 2 per Martin Rancic che in uscita dal timeout è più 15 nuovamente per la Climanio che riesce a tenere lontana l'Armani Jeans. Adesso in palleggio con Jerry McCallum, ancora il palleggio prolungato dell'ex Canturino che si butta dentro inseguito da mezza difesa Fortitudo, palla che gira bene per Milano in questo caso, tiro buono preso da Gigena che non va, rimbalzo per Douglas, ma vedete un tiro buono non produce il, anche se sbagliato non produce il contropiede dell'avversario e Basile può andare in palleggio, poi Douglas vuole palla, Bagaric che adesso si sente totalmente nel vivo della partita, dietro la schiena e in mezzo alle gambe di Joseph Blair, non c'è stato il canestro, ne viene fuori un contropiede per Milano con Calabria che non punisce, Blair è l'ultimo a toccare, anzi no,
l'ultimo è Martin Rancic, rimessa per Milano. Bagaric ha fatto una cosa incredibile, non so quanto voluta, ma comunque incredibile. No, lui veramente qui dietro la schiena, e Gianluca ha cercato di andare sotto a appoggiare, non è riuscito. Sorpreso dal tunnel di Bagaric, lo stesso Basile che ha sbagliato il più elementare degli appoggi. Bella palla dentro di Calabria per Blair, che usa il corpo magistralmente per tagliare fuori Dalibor Bagaric. Uno dei migliori Blair dell'anno sta tenendo lì Milano. Ma lui è veramente l'uomo più importante della sera per Milano, senza dubbio. E Bagaric ha sbagliato un po' a lasciare lui quel canale per il tiro. E Carlo riesce con lo scippo su Basile, va in contropiede, fermato dallo stesso Basile. La rimessa è per Milano, ma evitati due punti facili da parte della Crema Mio con il ritorno di Gianluca Basile. Attenzione anche a Jerry McCallo, che è uno scippatore nato, avete visto in questo caso la bravura con la mano sinistra nel fermare la palla di Basile. Vola Bagaric a stoppare, secondo Taurino in parabola discendente, canestro valido. Non sono sicuro, vediamo qui. Non era la parabola discendente, ma il tabellone è già toccato dopo la stoppata di Bagaric. Perfetta la decisione di Taurino. E lo sa anche lo stesso Bagaric, che è andato, lo avete visto, a complimentarsi con gli arbitri. A meno 9 adesso Milano, con la palla nelle mani di Rodolfo Rombaldoni, appena entrato a dare qualche istante di riposo a Gianluca Basile. Mancinelli ora, seguito Rancic dopo il blocco, resta con lui Singleton. Rancic prova ad avvicinarsi a canestro, uno contro uno prolungato, tocca la palla a Singleton, rimessa per Bologna, ma sono 7 secondi per chiudere l'azione. 7 secondi e Rombaldoni facendo fatica, recuperando tanti palleggi. Roma non è in forma. Ancora Douglas che cerca la palla sotto canestro, rimessa che Bagaric riesce a raccogliere, poi la partenza di Dalibor Bagaric, che si sente in partita, si sente di poter dare il contributo. Questa volta è andato, come si dice, fuori giro. Rombaldoni è sbagliato, doveva dare la palla proprio subito a Ruben Douglas sotto canestro, che era liberissimo. Ed è la 16ª palla persa per Bologna, che è avanti di 9 punti nonostante le 16 palle perse. Questo è un dato piuttosto significativo. Giorgevic contro Rombaldoni, la palla ora è per Gigena, attacco molto importante per Milano, che vuole rientrare compiutamente in questa partita. Blair aspetta il movimento di Giorgevic, va a servirlo, attacco importante, la palla finisce nelle mani giuste e Sasha Giorgevic non fa rimpiangere la scelta di Linolardo. Tripla di Giorgevic, meno 8 Milano. Well, qui la difficoltà è infatti Smodes rientra, io metterei Bellinelli tanto per dirlo. Pressione su Rombaldoni, poi Gigena nega la ricezione a Mancinelli, Rombaldoni ferma il palleggio, palla per Aranci che in situazione di emergenza si va da Douglas contro Calabria, la partenza di Douglas, tiro molto difficile, ma ancora Ruben Douglas, poi Giorgevic con una magia per Gigena, con gli occhi della mente per Gigena, che porta a casa il fallo. Sasha Giorgevic, cosa ha fatto Sasha? Wow, ha visto lui a scappare, aveva le spalle girate, lui ha detto rischio, bisogna fare questo così, anche se non fosse andato bene. E guarda caso Gigena, che è un buon tiratore liberi, ne avrà due tiri liberi. Impatto Giorgevic, canestro da tre, e questo passaggio a tutto campo. La classe cristallina di Sasha Giorgevic, un giocatore che vede la pallacanestro davvero in molte dimensioni, dimensioni sconosciute la maggior parte degli altri giocatori. Manda il lunetto a Gigena, tra l'altro in un momento di così grande tensione è riuscito a strappare anche un sorriso tra l'ammirato e lo stupito allo stesso Linolardo in panchina. La magia di Sasha Giorgevic, che è già valsa il primo tiro libero segnato da Gigena e anche il secondo, nuovamente meno 8 per Milano. 50-42, 3 minuti al termine del terzo quarto, si allunga la difesa di Milano, che non va a pressare, non è una difesa che vuole rubare palla, ma che vuole far perdere tempo a Bologna, vuole trascinare Bologna nel ritmo lento e compassato così gradito all'Armani Gis. Smodis in lunetta, Ruben Douglas, gran finta su Calabria, palleggio resto e tiro che non va, tocca Singleton che strappa il rimbalzo, rientrato Smodis, fa subito sentire il proprio fisico e le proprie mani addosso a James Singleton. Palla per Giorgevic adesso, pressato da Rombaldoni, Giorgevic ancora in palleggio, sale Blair per un raro pick and roll dell'Armani Gis, ancora Giorgevic fuori per Singleton, la tripla che non viene presa, poi Blair molto bene per Calabria, gran giocata dell'Armani Jeans, tripla del meno 5 e time out per Yasmin Rebic. Time out per Yasmin Rebic, veramente una buona azione, e impatto Giorgevic, uomo chiave della partita finora. Andiamo a vedere con l'aiuto della nostra lavagna l'ultima azione di Milano, la capacità di Milano di giocare forse la migliore azione della partita nel momento più delicato.
delicato del match. Non siamo molto abituati a vedere un pick and roll di Milano. Giorgevic lo chiama e Blair lo porta questo blocco, ne viene fuori una serie di rotazioni per Bologna, che si trova così messa male in difesa con Rombaldoni in ritardo e con Giorgevic davanti anche a Ranci, che stava recuperando su di lui. Qua con le mani e l'intelligenza di Giorgevic si costruisce un buon tiro. Singleton lo può prendere, finge di prenderlo, secondo me pensa anche di prenderlo, poi vede il recupero di Mancinelli su di lui, la palla arriva a Blair che ha una grandissima prontezza di riflessi nel aspettarsi questo pallone, ma non è finita, Blair è fuori ritmo per tirare e qui sta l'intelligenza nel trovare Dante Calabria per il tiro da tre punti in pieno ritmo. Il canestro del Canturino del meno, dell'ex Canturino del meno 5. Ex Canturino, ex Treviso, e la partita è veramente aperta perché mancano 12 minuti da giocare. 12 minuti da giocare, fra l'altro un tiro che può mettere nel match un Dante Calabria finora da 2 su 9 dal campo. Calabria così importante, sì, per Milano. Milano non ha un giocatore chiave, uno solo, però ha bisogno di un contributo minimo da parte di 3 o 4 dei suoi moschettieri. Rombaldone ancora in campo, ma c'è Bellinelli e c'è Basile da Romano. Difesa zona per Milano. Difesa zona adesso per Milano con Bellinelli in palleggio, fatica un po' a leggerla, c'è Giorgevic a uomo su Basile, box and one per l'Armani Jeans con Rombaldoni che fatica a sistemare il proprio attacco. Smodic cambia al lato del campo, cercato Bellinelli, tiro difficile per Bellinelli, rimbalzo preziosissimo di Lorbe che porta a casa 2 punti, forse anche 3, nel momento più delicato della partita per Bologna. E a box and one, quadrato, una scatola come si dice, 4 uomini a zona, 2-2, e poi anche uno su Basile a togliere qualche pensiero da lui. Io avevo l'idea sempre attaccare come fosse una zona normale, non cambiare niente. Lorbe che in lunetta per noi, i nostri 2 bordocampisti. Le idee difensive di Lardo le avete viste, Giorgevic a uomo su Basile, gli altri 4 a scatola intorno all'area, in attacco suffragate le vostre idee, ha detto. Quando gira la palla e arriviamo sull'ultimo scarico facciamo sempre canestro, 2 azioni, 6 punti. Repes vuole molta più aggressività in difesa anche perché i suoi giocatori non hanno tanti falli, giocare spalle a canestro contro Giorgevic e giochi in attacco per Smodic e Basile. E sono arrivati 3 punti da Erazem Lorbeck, forse il protagonista meno atteso per il canestro finora più importante della serata di Bologna. Blocco di Blair ancora per Calabria, fuori per Schulze, importante il piazzato del tedesco appena entrato, Sven Schulze, che impatto questa sera. Qua lui sta giocando molto bene, anche in difesa non cede niente a Smodic, ha buona penetrazione, tiro canestro. Torna a uomo adesso con tutti e 5 i suoi effettivi Lino Lardo, buona uscita per Rombaldoni che però rinuncia al tiro, Smodic gli restituisce la palla nelle mani, poi Bellinelli ancora per Rombaldoni che si alza, stavolta fuori ritmo, bel rimbalzo di Bellinelli con Giorgevic che va a commettere fallo sul suo più giovane avversario nel chiaro intento di non farlo tirare. È arrivata anche una manata, ma pronte le scuse di Sasha, nei confronti di Bellinelli. Rombaldoni è veramente fuori ritmo qui, sta giocando con coraggio ma si vede l'impatto dell'infortunio che ha avuto, perché non ha rinunciato a un tiro che già è Romba, uno che può anche segnare. In campo Marco Bellinelli con la sicurezza del veterano va a segnare il tiro libero, giocatore che ha compiuto nello scorso mese di marzo 19 anni, ci sono quasi 20 anni di differenza con Sasha Giorgevic. È molto affascinante questo duello quando i due si ritrovano a giocare l'uno contro l'altro, poi la palla finisce dopo il secondo tiro bloccato da Bellinelli quasi a metà campo. Comincia adesso l'azione di Milano, 8 punti di vantaggio per Bologna, provvidenziale il gioco da 3 punti di Lorbe che il 2 su 2 dalla linea di Bellinelli, dopo il rimbalzo offensivo Schulze intanto si libera ma lasciando a terra Mattias Smodic. Adesso gli arbitri fermano il gioco, Smodic a terra, contatto direi con Sven Schulze, yeah, in precedenza qualche piccola storia attesa fra i due, yeah. Andiamo a rivedere, seguite Smodic e Schulze, contatto da questa immagine non si capisce quanto voluto, no, contatto che sicuramente c'è stato. Andiamo a rivedere, state vedendo sulla destra in alto il teleschermo, Schulze, direi che il contatto è più che voluto. Più che voluto, non è testata a Smodic. Testata di Sven Schulze a Smodic in precedenza sul rimbalzo durante il tiro libero, già le prime storie tese fra i due. Schulze non è sicuramente uno che si tira indietro, però pescato chiaramente dalla nostra telecamera, una cosa davvero brutta, con la palla lontana
Questa è la finale, ma bisogna ricordarsi comunque che è sempre pallacanestro deve vincere il migliore che gioca a pallacanestro. Infatti adesso l'arbitro parla con Smalling, dice non cercare di rispondere a queste cose qua, teniamo noi gli occhi aperti e ovviamente non hanno visto questa azione qua che noi con il beneficio di tre telecamere, replay eccetera abbiamo visto. Quella che nel calcio lo chiamano la prova televisiva, almeno per quanto ci riguarda, inchioda Sven Schulz e i due continuano a marcarsi. Qui potremo vedere la maturità di Mattias Smodic, a che punto è arrivata, vedendo i primi scontri mi sembra non molto in alto, con Smodic che spesso è caduto in questo tipo di tranelli che l'hanno fatto uscire dalla partita. Dall'altra parte il fallo di Basile su Calabria. Solamente il terzo fallo di squadra di Bologna, hanno uno da spendere ancora prima di andare al bonus. Devono stare attenti però. 47 secondi alla fine del terzo quarto, ci sarà rimessa per l'Armani Jeans con Gianluca Basile che ha commesso solamente il suo primo fallo di questa partita. Schulz ora per Georgevic in campo sempre nei minuti finali dei quarti per sfruttare la sua straordinaria capacità di prendersi il tiro migliore in queste situazioni. Ancora Giorgi di palleggio, gran palla per Calabria e il suo taglio backdoor, canestro di Calabria meno 6 Milano. Well, Rombaldoni non riesce a tenere Georgevic, questa è la storia, nessuno forse. Zona 2-3 e forse box and one. Ancora box and one per Milano con Georgevic su Basile, eccolo il palleggio di Basile che sfida Georgevic con uno dei suoi tiri da tre punti. Qui non c'è box and one o difesa che tenga, è solo classe di Gianluca Basile. Ultimi 9 secondi perso Blair, Rombaldoni va a contestare il possesso, Blair tiene il perno e segna un canestro che tiene viva Milano. Poi Calabria esagera allo scadere del decimo minuto di questo terzo quarto. Finisce comunque così la terza frazione di questa gara 1 di finale con Bologna avanti di 7, 58 a 51, 17 per Blair, 15 per Ruben Douglas. In casa dove ha vinto 19 partite e perse 2, guardate il saldo fra recuperi e perse, come cambi tra casa e fuori nel rendimento della Fortitudo, anche la difesa ha fatto la sua differenza. Questi sono i dati relativi al campionato coach e poi c'è stato anche il 10-0 in Eurolega a dimostrare che su questo campo è davvero molto difficile passare. Anche se ho avuto qualche paura su questo campo, qualche partita vinta a stretta misura, però vuol dire che sostenuto da questo pubblico veramente si esaltano in casa. Ottima squadra, ben allenata. Rombaldoni ancora in campo contro Georgevic, è un rischio dalla parte di Repesce, io non sono di questa idea. Rimessa di Calabria per Georgevic, Rombaldoni a far spendere qualche energia a Sasha Georgevic. Questa è la missione in campo per l'ex giocatore di Iesi, lo vedete adesso pressare Georgevic, in qualche modo trova la palla, poi Gigena servito da Schulz che perde il controllo del corpo, fallo in attacco di Sven Schulz, buon lavoro di Bellinelli. Ma hai notato come Georgevic, che è un playmaker, un vero playmaker a parte il campione realizzatore, non recupera mai il palleggio, tu fai tutti i raddoppi nel mondo contro lui, pom pom, continua a palleggiare se non è assolutamente necessario recuperare. Rombaldoni per Basile, cercato Smodic ancora contro Sven Schulz, duello sportivo molto interessante fra questi due giocatori di grandissima grinta. Rimbalzo adesso per Blair, corre Sasha Georgevic, poi ferma il proprio movimento senza fermare il palleggio, trova adesso Schulz, finta del tiro da tre, cercato Blair, negata la ricezione a Blair da Lorbe che deve ricevere lontano da canestro adesso l'ex Ulker, poi il contatto con la pancia di Georgevic, non secondo la Monica, l'ultimo tocco di Rombaldoni, rimessa per Milano con 8 secondi sul cronometro dei 24, la rimessa che sarà affidata a Georgevic, movimento di Calabria perso per un attimo da Basile che recupera su di lui, poi Gigena, ultimi 4 secondi, palla ancora ferma, dovrà inventare qualcosa Georgevic che deve tirare allo scadere dei 24, rimbalzo di Gigena, finisce qui l'azione, 24 secondi scaduti, grande azione difensiva di Bologna, per il momento di sentire i due bordocampisti dopo l'intervallo fra il terzo e il quarto quarto. Le idee di Lardo in difesa sono tornate quelle originali, quindi inizio uomo contro uomo e poi un cambio di difesa che sarebbe una zona 2-3, anzi 3-2 sulle rimesse in attacco. Continuiamo a giocare la palla. Continua a chiedere grande aggressività Repesce in difesa, ha detto non abbiamo, abbiamo speso solo 3 falli nel terzo quarto, poi ha spiegato come attaccare la box and one. Torna in campo Coldebella per Gigena.
Coldebella protagonista del primo tentativo di rientro nel secondo quarto di Milano, quello che ha riaperto la partita dopo l'inizio shock per Milano da parte di Bologna. Basile adesso prende il tempo giusto a McCallum, lo costringe al fallo, ancora una gran lettura di Gianluca Basile. Well, Basile sta sfruttando grandi mezzi atletici, il fatto che è più alto, 1,95-1,96 contro Jerry McCallum che gli cede a una quindicina di centimetri almeno, e Basile va a canestro, subisce il fallo, due liberi. Gianluca Basile è arrivato alla decima finale della sua carriera, considerando anche la nazionale o il suo passato a Reggio Emilia, quando si giocò e vinse una finale per la promozione nel 1997. Di queste 10 finali ne ha vinte 4, lo scudetto del 2000, gli europei del 99, il terzo e quarto posto, gli europei del 2003, proprio quella partita che valse la promozione per Reggio Emilia nel 97, paga un po' quella maledizione di cui si parlava in precedenza. Segna comunque due tiri liberi, poi va ad attaccare Blair, si alza Coldebella per punire l'aiuto di Basile, ancora un bel rimbalzo di Razem Lorbeck, che così come ha fatto in gara 3 contro Bologna sta facendo notare per quelle piccole cose di energia che tanto gli erano mancate nella prima parte della sua carriera e della sua stagione. Poi Basile va a fermare Jerry McCallum negandogli la transizione. Well, Basile, azione da dimenticare per lui, è venuto in attacco, grande penetrazione, perso la palla che è sfuggita dalle mani, poi tornando in difesa fallo a danni di Jerry McCallum. E rimessa per Dante Calabria, secondo fallo di Gianluca Basile, già servito McCallum, sempre seguito da Ruben Douglas, costretto a tornare sui suoi passi, molto fisica adesso la difesa di Bologna con Basile appiccicato a Calabria, poi Blair in una posizione in cui non è pericoloso, Schulz invece il piazzato ce l'ha, non va, rimbalzone di Mattias Modic che poi libera l'area con il mulinare dei gomiti, porta un blocco a Jerry McCallum, il blocco, palleggio ancora di Basile, resta contro Schulz in angolo per Bellinelli, subito per Modic che si alza da tre, non va, rimbalzo di Joseph Blair, poi la palla di McCallum, corre Calabria, questa volta Basile in ritardo, Calabria prova ad approfittarne, scarico per Coldebella che aspetta il rimorchio, un rimorchio che non arriva, allora Calabria per Schulz, ancora contro Modic, linea di fondo di Schulz, scarico per Coldebella, in precedenza il fischio di Chiari, il fallo di Mattias Modic, sorpreso dalla partenza di Schulz. Grande rientro difensivo dalla parte della Forte Tudor, clima mio contro la contropiede, veramente tornati e rischirati, che è la cosa difficile, tutti rientrano, pochi sanno schierarsi di nuovo. Secondo fallo per Mattias Modic, rimessa ancora per Milano, Calabria in uno dei suoi movimenti preferiti, non va questo tentativo, ancora Modic a fare la voce grossissima, rimbalzo, settimo rimbalzo per lo sloveno con 6 punti, 3 su 10 dal campo per Modic, ma un lavoro fondamentale finora sotto i tabelloni, ancora Schulz a portargli pressione, poi Basile che riceve da Lorbeck, rifiuta il pick and roll, attacca McCallum con il tiro su un piede solo, non va il tentativo, Coldebella dall'altra parte, arriva Modic a fintare la stoppata, Coldebella non si fa impressionare e appoggia i due punti nel meno 7. Well, un paio di azioni non fatte bene dalla Forte Tudor adesso, cioè, finendo con tiri non voluti, forzati e affrettati. È il momento in cui Lardo si aspetta qualche risultato dal lungo insistito lavoro ai fianchi che la sua difesa sta facendo. Basile continua a lavorare tantissimo sia in attacco che in difesa. Ruben Douglas invece oggi è un'autentica macchina, 4 su 4 da 3, 18 punti per Ruben. Ruben Douglas giocando molto bene, tirando bene, decisivo proprio. La palla adesso per Coldebella, canestro pesantissimo che ricaccia indietro Milano a meno 10, Schulz per Calabria, pallone toccato da Smodis, tiro difficile per Calabria che non va, vola a terra Coldebella, gran rimbalzo di Blair che porta a casa il fallo da parte di Mattias Smodis, anzi no, fallo di Ruben Douglas che ha spinto, lo stiamo vedendo adesso, Joseph Blair a rimbalzo. Well, rientra adesso, riposo per Basile e riposo per Smodis che è postrano, però Smodis ha fatto un gran lavoro finora, tanti rimbalzi. Però Ranci con atleta, Rombaldone ci prova ancora, romba finora a questi playoff, poco impatto, ricordate che è in recupero da un infortunio. Problema al polpaccio che lo ha costretto ad allenarsi a patto di grandi sofferenze, rimessa ben eseguita da Milano, costretto al fallo adesso Rombaldoni, appena entrato, primo fallo per lui e
nuovamente rimessa per l'Armani Jeans, che è sempre lì a meno 10, però fortunato che finora ha trovato le forze per tenerla comunque a distanza, al massimo a 5 punti di differenza. Coldevera a cercare Singleton contro Rancic, l'aiuto di Lorbeck, infrazione di passi di James Singleton, stretto nella morsa Rancic-Lorbeck. Milano sta facendo il famoso attacco flex, una continuità, sequenza di blocchi eccetera, i tagli conosciuti a tutti gli allenatori, ovviamente hanno fatto questo nel quarto più che altro. Rimessa per Bologna, con Milano che si piazza a pressare anche con l'aiuto profondo di Blair, che costringe Lorbeck a superare a metà campo in palleggio con la faccia spaventatissima da parte di Repe. Lorbeck in qualche modo se la cava, poi la palla finisce nelle mani di Rombaldoni. Adesso Milano sta davvero aggredendo e addentando il proprio avversario Douglas. La palla per Lorbeck, costretta sempre a passaggi molto difficili. Bologna, arriva un tiro allo spedale 24 di Rombaldoni, rimbalzo per Singleton, McCallum pensa per un attimo a correre, poi va a fermarsi, la prima linea sempre molto attenta comunque a rientrare in difesa. Singleton fa girare palla per Coldebella, cercato nuovamente Joseph Blair, che riceve però un metro fuori dall'area ed è costretto a ributtare fuori. Coldebella attacca Douglas, poi prende una penetrazione che è viziata da un'infrazione di passi. Passi di Coldebella, altra azione difensiva ottima per la Fortitudo, ma non in attacco. Basile rientra adesso forse per Roma, sì. Le proteste di Coldevella assolutamente giustificabili visto il momento della partita, comunque l'infrazione di passi era addirittura solare, ma coach, i giocatori difficilmente sono in malafede, davvero non se ne accorgono. No, non se ne accorgono, sono nel caldo della partita, come si dice, il momento caldo e fanno questo. Coldebella veramente in ritardo su Basile, due giocatori stanchi adesso loro due. Basile va a placare un po' il ritmo della partita, 5 minuti 20 secondi al termine, più 10 Bologna, 63-53, blocchi ripetuti di Lorbeck con Blair che continua ad aiutare molto profondamente su Basile, non ne viene fuori una buona rotazione per Bologna, tiro forzato di Rancic, non va al rimbalzo di Douglas, sfuggito al proprio avversario. Singleton strappa e riesce a servire Calabria, Basile è pronto a negargli la transizione, però Calabria è molto bravo a costruirsi un tiro, poi a recuperare la palla, ecco se già lo fallo Martin Rancic, Singleton voleva prendere il rimbalzo in volo in una mano a schiacciarlo, gli è sfuggito un attimo proprio dalla mano destra. Rancic esce, Smodis entra. Torna in campo Mattias Smodis per questi ultimi 5 minuti scarsi di partita, Tiro mio che ha già esaurito il proprio bonus. Calabria dovrebbe andare in lunetta per due tiri liberi. Attenzione all'Armani Jeans, squadra che non muore mai e che costruisce proprio le sue partite sul lungo lavoro ai fianchi nei confronti dell'avversario. Loro hanno diversi uomini, riescono a ruotare. Lino Lardo conosce la sua panchina, i vari Coldebella e compagnia vengono dentro a sfiancare, come hai detto tu Jerry, gli avversari. Alla fine, quando sono stanchi gli altri, a Milano è fresca perché hanno ruotato 10 uomini. Calabria segna il primo tiro libero, anche il primo viaggio in lunetta della sua partita, 2 su 2 per Calabria che sta vivendo invece una terrificante giornata al tiro, 3 su 13 finora per lui. Prepara il ritorno di Sasha Djordjevic, Lino Lardo per questi minuti finali di partita che Bologna affronta sul più 8 e con la palla in mano. Basile adesso sempre contro Coldebella, Lorbeck a fronteggiare contro Joseph Blair, vorrebbe palla Douglas che poi si allontana per permettere l'uno contro uno di Lorbeck. Lorbeck se mette palla a terra fronteggiando Joseph Blair, è molto facile che lo mette in difficoltà. Joseph non è abituato a uscire contro un avversario e Lorbeck sa giocare faccia con esso. Attenzione, fuori Coldebella che ha fatto il suo lavoro, dentro Djordjevic per gli ultimi 4 minuti e 38 secondi, uomo partito. Lascia il campo Coldebella dopo aver svolto un lavoro molto importante, molto più visibile dei 4 punti con cui ha finora segnato questa partita. Taglio ricciolo di Douglas, non servito, esce invece Basile col suo classico movimento, il tiro che non va, strappa Joseph Blair ancora con grande energia, il sesto rimbalzo della sua partita. Transizione per Calabria che si alza con un tiro importante che normalmente mette occhi chiusi. Lorbeck strappa il rimbalzo, costringe McCallum alla palla 2, la freccia premia Milano, la freccia premia Bologna, il possesso è per la Climania. Io odio questa regola, prego a tutti quanti di cancellarla. Chi costringe qualcuno alla palla 2 magari viene premiato, oppure tutti e due palla 2, cioè alza la palla e vediamo.
Palla comunque per Bologna che in una teorica palla 2 Lorbeck McCallum sarebbe stata comunque se non altro avvantaggiata. Bellinelli a superare la metà campo contro Sasha Georgievic, blocco di Smodic per McCallum, favorire il movimento di Basile, poi si muove per il piccherò Smodic, Lorbeck con una gran palla in angolo per Mattia Smodic, tiro che non va, ma azione molto ben eseguita da Bologna, rimbalzone ancora di Singleton, Georgievic prova a correre, poi la palla per McCallum, sempre contro Ruben Douglas, finta di tiro, palla sotto ancora per Blair, fuori per Calabria, blocco di Blair, Calabria trova lo spazio per la penetrazione, il contatto con Mattias Modic, secondo l'arbitro Chiari è falloso, andrà in lunetta nuovamente Dante Calabria. Dante Calabria, forse c'è stato anche gli estremi per uno sfondamento, però Milano a meno 8 con 3 minuti e 44 secondi, due tiri liberi per Calabria. Non abbiamo sentito da Bellinelli questa sera, quindi attenzione a lui, abbiamo già sentito da Georgievic, quella parte lì si marcano a vicenda loro. Fortitudo dopo aver tirato benissimo nella prima parte della partita, non sta tirando bene adesso, e il tiro è molto. Segna ancora Calabria dalla lunetta, 3 su 3 questa sera, fa 25 su 30 nei playoff dopo la regola season da 60 su 70, il tiratore molto preciso dalla linea Calabria anche sotto pressione, 2 su 2 per lui e meno 6, Calabria arriva a quota 12 grazie alla precisione dalla lunetta, una serata in cui ha fatto molta fatica dal campo anche per l'ottimo lavoro che Bologna ha fatto su di lui, e adesso c'è l'attacco della Fortitudo, 3:30 da giocare, meno 6 per Milano, la palla adesso è per Basile che prende il blocco da Smodic, ma è a zona Milano, una zona 2-3, bella palla dentro per Lorbeck che punisce il mancato anticipo di James Singleton con una gran schiacciata. Gran schiacciata, buon piede perno, quasi un fallo in aggiunto. E Singleton paga il tentativo di anticipo che porta solo qualche risultato nel caso riesca, se no sono canestri sicuri come la tripla di McCallum, prima tripla della partita per Jerry McCallum, il primo canestro dal campo in un momento piuttosto importante. Un raddoppio a metà campo sprecato dalla Fortitudo, veramente punito da Milano. Ed è meno 5 per Milano che torna al minimo svantaggio, Douglas con spazio dall'angolo non va, Georgievic lavora a rimbalzo, tocca Calabria, controlla Mattias Smodic, gli extra possessi rischiano di decidere questa partita, anche se finora ai rimbalzi d'attacco siamo 10-8, non c'è una gran differenza, ma Bologna ha avuto un paio di extra possessi nei momenti chiave del match. Basile ancora sul raddoppio molto profondo di Blair che costringe Basile ad una lunga serie di palleggi, braccato da maglie rosse, Basile trova Ruben Douglas per un'altra tripla che ricaccia indietro Milano. Wow, Ruben Douglas questa sera, ogni suo singolo canestro determinante, veramente Ruben Douglas eccezionale questa sera, non era così all'inizio dell'anno, grandi miglioramenti da parte sua. Andiamo a vedere quest'ultima azione durante il time out con l'aiuto della nostra Lavagna. Guardate ancora il lavoro di Joseph Blair e il suo aiuto profondissimo su Basile. Basile, l'obiettivo di Lino Lardo è far fermare il palleggio a Basile e fargli perdere il possesso di palla. Basile non accetta e pur di tenere il pallone va a infilarsi anche in un vicolo cieco. Sicuro che prima o poi, con pazienza, un compagno lo troverà, perché se due giocatori sono su di lui, in questo caso sono addirittura quattro, un uomo libero da qualche parte ci dovrà pure essere, e lo trova Gianluca in Ruben Douglas. C'è il canestro di Ruben Douglas, il più importante finora di questa sera. Ah, sì. È chiaro, coach, che poi ci vuole il ball handling di Gianluca Basile per fare tutto quello che ho detto, perché l'idea di Lino Lardo tatticamente è tutt'altro che inventata, è sicuramente un'idea che può portare cose positive. Well, la cosa di Basile che abbiamo detto 100.000 volte che non è un playmaker, che manca Vujinic, non c'è Pozzecca, però stasera Gianluca con un'energia eccezionale sta anche facendo playmaker e anche benino. E questo canestro di Douglas, 5 su 6 dal campo, guardate i punti per tiro, 1,75 per Douglas, significa che ogni volta che ha alzato la mano ha messo quasi due punti. Ruben Douglas, 8 su 10 dal campo e 5 su 6 da 3 per 21 punti, probabilmente la miglior partita della stagione, il suo massimo quest'anno è stato 25, ma poco importa, questi 21 pesano tantissimo e valgono ancora il meno 8 per Milano, con Calabria che deve inventarsi un canestro in slalom, tutto il cuore e l'orgoglio dell'ex North Carolina. Forzato alla milionesima potenza, cercato alla milionesima potenza, però alla fine è andato.
un minuto e 50 da giocare, sentiamo i nostri due bordocampisti. Velocissimamente un doppio pick and roll centrale o per Giorgevic o per Calabria per un tiro veloce di Milano. Vuole cercare che, di far commettere fallo Repescia e poi non vuole tirare da tre punti. Se lo prende l'Orbeck a 5 secondi dalla fine dei 24, si lotta a rimbalzo, l'ultimo a toccare è Joseph Blair nella morsa, Smodic, Bellinelli e ancora un extra possesso può decidere questa gara. È importante questa palla qui, Joseph Blair l'ha toccata per ultimo, però Milano dopo quel 27-8 nel primo quarto sono a meno 6, un minuto e mezzo da giocare. 68 a 62, 1 e 34 al termine, time out nuovamente in campo. Coach, al di là di come andrà a finire questa partita, il fatto che Milano abbia saputo reagire a quella mazzata del primo quarto è un messaggio molto importante per tutto il resto della serie. Se avessero continuato sulla strada del primo quarto, ovviamente non affrontano la seconda partita. Cioè, però anche c'è l'altra parte, Jerry, Fortitudo, che dice, ahia, se noi abbiamo un minimo di relax contro questa squadra qui, rientrano in partita, quindi andranno a Milano anche loro con una grande determinazione. Milano con più fiducia, Fortitudo con proprio più killer instinct, diciamo, non hanno chiuso la partita. Questo è poco ma sicuro, anche perché Dante Calabria negli ultimi minuti è il Dante Calabria vero, quello che molto ha fatto nell'uccidere Treviso. Guardate le mappe di tiro di questa partita, è andata molto sotto Bologna, una squadra che ha fatto le sue fortune quest'anno tirando molto da tre, però è riuscita a coinvolgere tantissimo i propri lunghi, andare molto con i rimbalzi offensivi e gli extra possessi. È andata insistentemente da Joseph Blair l'Armani Jeans e ne ha ottenuto risultati, però è mancato un po' da questo punto di vista James Singleton, 10 rimbalzi per lui ma anche solo 5 punti con 2 su 7 dal campo. Un minuto e mezzo da giocare, il gioco è ripreso, il palleggio di Basile che adesso vuole calma, chiamerà l'Orbeck per il pick and roll solo fra qualche secondo, cioè adesso. Ancora Blair che resta con Basile, l'Orbeck servito, devono innescarsi la rotazione di Milano, Douglas le punisce con la finta, non va il suo tiro, bel rimbalzo di Giorgevic che poi apre ma non ha fatto i conti con l'apertura all'area di Bellinelli e Chiari dopo una minima incertezza va a dare la rimessa a Bologna. Io credo che i giocatori di Milano stiano chiedendo a Lardo di chiedere l'instant replay e Lardo se ne ricorda e c'è instant replay in campo con Giorgevic che non ha fatto i conti con l'apertura all'area di Bellinelli che gli ha parato la palla, poi l'ultimo a toccare in diretta ma è parso Giorgevic. Adesso però le nostre immagini cercheranno di dare una spiegazione in più. Ricordo che tra le casistica, nella casistica dell'instant replay, la assegnazione della rimessa è forse il compito più difficile. Adesso infatti Chiari sta cercando come noi la migliore inquadratura, vediamo la decisione di Chiari che è piuttosto importante. La palla è per Milano, palla per Milano. Noi possiamo proporvi l'immagine che abbiamo in nostro possesso, eccola qua, con Sasha Giorgevic, lo vedete che va se presumibilmente a toccare il pallone, però come vedete anche questa immagine non dà una garanzia di verità. L'instant replay è sicuramente una macchina praticamente perfetta su quasi tutte le casistiche, sulla rimessa rimane molto a discrezione degli arbitri, ci mancherebbe altro, devono essere sempre loro a decidere. L'unica cosa per la rimessa è che deve essere super chiara, ok, non ci possono essere dei grandi dubbi qui. Altra consulenza al tavolo qui, vediamo, ha qualcosa da dire categorico l'arbitro, quindi un minuto 10 meno 6, ovviamente non Fortitudo adesso ricambiano. Hanno ricambiato, ha cambiato la decisione, adesso l'abbiamo visto inquadrato, ho sbagliato io, Chiari ha sbagliato io nella segnalazione, la rimessa era di Bologna sin dall'inizio, l'impressione anche dalla nostra immagine sembrava proprio quella, anche se vi siete accorti anche voi che è comunque una questione davvero di immagini, di frame, cioè di fermi immagini, molto difficili da giudicare. Andiamo a rivedere da quest'altra angolazione. Vedete che la palla arriva in mezzo a tre giocatori, si può intuire che l'ultimo a toccare sia stato Giorgevic, l'idea è questa, gli arbitri tendono a fidarsi della loro impressione in diretta che in molti casi può essere la migliore, però è stato Lardo a giocarsi il suo bonus di instant replay, questa volta non gli è andata bene ed è una palla pesante perché resta nelle mani di Bologna, avanti di 6 punti, anzi di 9, ancora Matias Smodic con il canestro che tiene lontana Milano negli ultimi 45 secondi di partita, poi Basile va a spendere fallo su Jerry McCallo, Matias Smodic prima tripla della serata.
il killer instinct dello sloveno. Well, lui veramente è un giocatore che ne ha visto tanti di questi finali, sa giocare, proprio ha vinto anche una Grand Slam con la Virtus, un giocatore navigato, giovane ma molto esperto. E non è sicuramente nuovo questo tipo di canestri, anche in questi playoff ha già deciso numerose partite, per esempio la gara 2 di Roseto, oppure la fantastica gara 3 contro la Lottomatica con un terzo quarto che ha spezzato in due la squadra romana. McCallum intanto segna il primo tiro libero, prova a tenere vive le speranze di Milano, a meno 7 con 46 secondi da giocare, finisce nuovamente a terra Mattias Modic che si prende una piccola ramanzina dall'arbitro Chiari. La rimessa è per Bologna, finisce a terra anche Bellinelli e Giorgi questa volta chiama quasi da solo il fallo, vuole mandare in lunetta il giovanissimo avversario. Lardo magari voleva il fallo, ma voleva anche cercare di intercettare. Comunque Bellinelli adesso ha in mano proprio altri due tiri liberi, mancano 47 secondi da giocare, Jerry più 7 per la Fortitudo, e Fortitudo non vuole spendere falli troppo presto. La grande sicurezza di Marco Bellinelli, uomo in stagione da 76,6% dalla linea, 2 su 2 anche in questo caso, di nuovo più 9 per Bologna, 73-64. Giorgevic in palleggio, resta anche Lorbeck a negargli la linea verso il canestro, Giorgevic la costruisce lo stesso. La capacità straordinaria di Giorgevic di trovare in pochi secondi un canestro che sembra facilissimo, ma è facilissimo per lui. L'unica cosa che non volevano fare è lasciare lui palleggiare tutto il campo, segnare il terzo tempo, pochi secondi. Abbiamo visto la faccia ancora non senza preoccupazione da parte di Seragnoli, di Giorgio Seragnoli, il patron della Fortitudo, che ne ha viste troppe con la sua Fortitudo per potersi permettere un rilassamento anche a 38 secondi dalla fine. Qualche fischio all'uscita dal campo di Sasha Giorgevic per il suo quinto fallo che rimanda in lunetta Bellinelli, vuole davvero testare i 19 anni del suo avversario Giorgevic. Esattamente, Giorgevic è peccato per Lino Lardo perché Giorgio si stava facendo delle ottime cose. Sbaglia il tiro libero Marco Bellinelli, giocatore come detto da 76,6% in stagione, 36 su 47 fino alla partita di questa sera. Soffrono i tifosi illustri presenti qui al Paladozza e comunque la clima mio è a più 8, 74-66. Daniele Cavaliero in campo per questi secondi finali di gara 1, si butta dentro poi McCallum con la sua finta, si butta dentro anche McCallum, stoppato da Martin Rancic, poi Singleton a devastare il canestro del Paladozza. Poi arriva qualche piccola parola tra Singleton, direi, e un avversario, forse con Erazem Lorbeck, che stiamo rivedendo. Gli arbitri prontamente fermano qualsiasi tipo di scintilla. Jane Singleton con la gran schiacciata del meno 6, 19 secondi e due possessi di vantaggio per Bologna. Qui un fallo subito sulla linea, Dante Calabria, vogliono non lasciare scadere secondi dal cronometro. Tre volte che hanno fatto proprio senza neanche un tic dell'orologio. E ci sarà Basile che generalmente è molto bravo nei tiri liberi. Ovviamente se fa uno di questi qui è grigio per Milano. 82 su 107 in stagione, anche per Basile il 76,6%, un solo tiro libero segnato, questo non va per esempio, metterebbe tre possessi fra le due squadre, di fatto chiuderebbe questa gara 1. Sbaglia il primo tiro libero Gianluca Basile. Tutto pronto per il secondo che è a segno, più 7 Bologna, 75-68, davvero ormai l'ultimo chilometro già avanzato per la Clima Mio in questa gara 1. Calabria ancora ad attaccare, cerca un canestro rapido e lo trova, ma sono ancora 5 punti di differenza, 2 possessi, 11 secondi poco meno, fallo subito di Cavaliero su Bellinelli. Repeja vorrebbe il fallo antisportivo, qui siamo sempre alla solita querela sulla soggettività degli arbitri e sulla necessità di interpretare la parola antisportivo nel regolamento. Guarda, io sono come tutti che odino la presente interpretazione antisportiva, o un fallo intenzionale o non lo è, o sull'ultimo in azione o non lo è, cioè antisportivo è troppo soggettivo e mette gli arbitri in crisi soprattutto. 8 su 9 per Bellinelli dalla lunetta, fate pure 9 su 10, tutti i suoi 9 punti arrivano dalla linea e in una discreta situazione di pressione è finita la partita. La Clima Mio ha vinto gara 1, solo il tempo di ufficializzare il punteggio che resta così, 77 Clima Mio, 77.
Atalanta Armani Jeans, 1-0 Bologna nella serie scudetto. Bologna ha resistito ai tanti tentativi di rimonta di Milano. Well, Jerry, veramente la vita nel primo quarto, poi una difesa con lunghi e da lì in poi potevano forse anche insistere nel secondo quarto e uccidere la partita, però Milano ha avuto veramente la mentalità di rientrare e andranno a gara 2. Milano più fiducioso, Fortitudo veramente più determinato.